dentro lì. Allora, Margherita Verdi poi in un incidente stradale nel 32 sulla sua pista abbiamo registrato le tagliate informazioni, ma non vi annoierò su tutti quanti sui mani mi darò qualche cenno su tutti i nodi di successione, neanche fosse la dinastia dei Carolingi. Una bella storia moderna che potevano combinare la birba, ma lì ci furono passi e furgoni alle avventure al tempo di Margherita Verdi. Apparivano marchesi, conti, baroni e baronetti. Arriviamo all'epoca del Monte Mont. Purtroppo sul conto del Rambone, come abbiamo appunto dato di sicuro, tuttavia una cosa è stata raggiunta. E dite, non fate di stare sulle spine. Il Rambone vuole vendere da una famiglia di pescatori, il cui padre, Don Antonio Manfredo, da me interrogate, e se potete non ricordare. E questa la chiama anche una buona notizia. Ma la moglie è invece del Zimbro, e la donna è tanto attaccata alla creatura che l'ha cresciuta con il suo stesso latte. E me ne aggiungo con me che il piccolo rimase presso di lei fino all'età di 4 anni e dopo fu domata ad un parroco di Piscinola. Per niente c'è lei, tralasciando di arrivare con tutti quanti i mestieri che lui tiene, arriviamo a quelli più recenti in cui troviamo il vostro amato figliolo, prima come garzone in una panetteria di Vico Tre Re e successivamente pasticcere presso il Pintauro, dal quale fu cacciato il 14 maggio 1936 per aver rubato 12 voti di sfogliatella tra Troll e Rich. Ma eventualmente è una calunnia, sicuramente l'avrà mangiata.